Bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi qua, finalmente tornata con un nuovo video. Vi avevo promesso un video ieri, ma l'ho posticipato di un giorno, perché comunque avevo delle cosine da fare, quindi non sono riuscita. Però vi avevo messo appunto il countdown su Instagram e quindi siamo qui ovviamente per registrare un nuovo video haul, come vi avevo già detto, dove vi voglio far vedere delle cosine che mi sono arrivate in primis e poi anche degli acquisti che ho fatto su Amazon durante il Prime Day. Sono passati un po' di giorni, sì, lo so, abbiate pazienza, ma come sapete sono tornata soltanto da due giorni e quindi non ho potuto farvi nessun video appunto prima. Quindi ragazze, se siete curiose comunque di vedere che cosa ho preso, mi raccomando, state sintonizzate dopo la sigla. Ragazzi, allora eccomi qua tornata con un nuovo video haul unboxing, chiamatelo un po' come più vi piace. Insomma, sono tornata con un nuovo video dove appunto oggi andremo a vedere che cosa ho preso durante il Prime Day su Amazon, insomma, e poi ci sono alcune cosine che mi sono arrivate che comunque vi volevo far vedere. Non badate ai capelli, ho dei capelli allucinanti, tra l'altro, allora, stamattina ha piovuto, sto registrando questo video che è mercoledì, piovuto stamattina, wow, finalmente un po' di pioggia, non la si vedeva da un bel po' di mesi, insomma, e ha rinfrescato un pochettino, tanto che stamattina quasi quasi alle 6:30 faceva quel frescolino che ci piaceva, insomma, tipo nelle giornate di fine settembre eccetera, quindi vabbè, ci piaceva, insomma, quindi ha rinfrescato. Quindi ho già registrato una parte di video che vedrete. Allora, questo video lo vedrete giovedì, quindi venerdì vedrete un nuovo video, un super try on haul. Ok, vi spoilerò, io lo so, sono una spoilerona, insomma, dei miei video, però appunto venerdì state sintonizzate perché ci sarà un nuovo video, appunto, non badate alla faccia, quindi mi farò un po' mossa oggi, quasi quasi, mi faccio un po' di riccio. Comunque, bando alle ciance, sto già parlando troppo, insomma. Quindi non badate a occhiaie e quant'altro, ma lo sapete che ultimamente sto facendo dei video molto così, molto caserecci, ecco, quindi non mi sto a preparare, non mi sto a truccare né nulla, perché comunque in questi giorni fa, in ogni caso, caldo, nonostante oggi abbia rinfrescato un pochettino. Ma bando alle ciance, vi dico subito che prima di iniziare il video e prima di vedere che cosa ho preso, mi raccomando, se questa tipologia di video vi piace mettete un like qui sotto, mi raccomando, e se non siete ancora iscritti al canale io vi dico di iscrivervi qui sotto attivando anche la campanellina, così tutte le volte sarete avvisati dei video che usciranno. Mi raccomando, questa cosina è molto importante. E vi dico anche di seguirmi su Instagram, ve lo dico sempre, mi trovate come orsottopotto88, lì sono un pochino più attiva, lì mi trovate un pochino di più, pubblico cose che qua non pubblico, ve lo dico sempre, dei reel, delle foto eccetera, quindi magari vi spoilerò anche qualcosina lì, delle cosine che mi arrivano, quindi mi raccomando, sintonizzate anche lì. Allora ragazze, la prima cosa che vi voglio mostrare è un pacchettino che è qua, appunto, eccolo qua, dove praticamente l'azienda iGoStar, io vi lascio scritto tutto qua, se mi dovessero lasciare dei codici sconto eccetera, io vi lascio scritto tutto qua giù in info box, trovate comunque tutti quanti i link di riferimento e i prodotti che vi mostro, quindi mi raccomando, andate a curiosare. Allora, mi ha inviato un pacchettino con un po' di cosine che adesso vi faccio vedere. Il pezzo forte appunto per loro di questa collaborazione è questa lampadina smart. Aspettate che vediamo se riesco ad abbassare un po' la luce. Questa lampadina smart qui che potete collegare ad Alexa, mi piace moltissimo. Questa qui è una E14, 350 lumen, 5 watt. Ok, quindi questa qui è la nostra lampadina, si collega al wifi, aspettate, eccola qua.
quindi ha l'attacco quello piccolino. Questa è la nostra lampadina, appunto. Questa lampadina potete andarla a collegare a qualsiasi vostro apparecchio che avete a casa, appunto, purché abbia appunto l'attacco E14, quindi quello più piccolino. Quindi la nostra lampadina è quella. Poi all'interno mi hanno inviato anche un adattatore, eccolo qua, eventualmente appunto della lampadina, adattatore E14, adattatore PPA E14 con interruttore, quindi questo anche ha l'interruttore, quindi potete andare a spegnere e ad accendere, quindi potete utilizzare anche volendo solo questo, insomma, quindi ha un adattatore. E poi mi hanno inviato una lampada, quindi questa lampada qui la andrò a sistemare ora, devo vedere ancora come sistemarla e dove. Mi hanno inviato questa lampada da tavolo, vedete? Una lampada molto molto carina, lampada da tavolo in metallo, appunto va benissimo con le lampadine E14. E adesso se mai ve la faccio vedere magari montata, che così vi faccio magari un piccolo unboxing, così magari la montiamo insieme e vediamo come funziona. Allora ragazze, abbiamo la lampada qui, eccola, fatta in questo modo, Metal Table Lamp di Igostar, eccola il brand, dove abbiamo scritte tutte le caratteristiche qui, e adesso la apriamo insieme. Allora, eccola qui, la lampadina, che è il loro prodotto di punta, diciamo, ed è una lampadina smart, con attacco E14, quindi un attacco piccolino, e la nostra lampada è questa. Quindi mi hanno inviato anche gentilmente una lampada da poter appunto utilizzare con la lampadina. Qui abbiamo i nostri piedini della lampada, ne abbiamo tre. Ok, ecco la lampada con la luce, eccola lì, con la nostra lampadina. Qui avete l'interruttore, che però io andrò ad utilizzare solamente con Alexa, quindi collegherò la lampadina con l'applicazione Alexa e andrò appunto a collegare anche questa, quindi poi vocalmente, quindi con i comandi vocali andrò a dire ad Alexa di accendermi la lampada. Quindi ho già scaricato l'applicazione ovviamente di Alexa, perché le altre lampadine che ho a casa sono tutte smart, appunto, quindi andrò a collegare anche questa e quindi mi piace tantissimo questa, la andrò ad utilizzare magari, non lo so, in ingresso, in non lo so, devo capire ancora un po' dove metterla e capire in quale angolo della casa sta bene, insomma, però mi piace veramente tantissimo, fa una luce abbastanza potente, insomma, vedete, comunque è abbastanza forte come luce, quindi mi piace tantissimo. Quindi ragazze, io qui sotto vi lascio il codice sconto che l'azienda mi ha rilasciato per voi del 50% per acquistare la lampadina smart, e giù in info box vi lascio tutti quanti i riferimenti, quindi mi raccomando, andate a curiosare. Poi un'altra azienda che sono stati veramente molto molto carini, insomma, mi ha inviato un robottino, un altro dei tanti robottini che io praticamente ho a casa. Allora, mi hanno inviato un robottino appunto per pulire i pavimenti. Mi piace tantissimo questo qui, è il V40P, eccolo qua, molto 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 carino. La particolarità, vabbè, diciamo che questi sono quelli che potete collegarli ovviamente con l'applicazione del telefono e quindi farli avviare facendogli fare una mappatura di casa, insomma. La cosa che
che mi ha colpito è che intanto credo che si possa collegare anche ad Alexa e soprattutto ha il supporto vocale, quindi eventualmente potete anche andare a parlare e loro ovviamente, e il robottino inizierà a fare il suo lavoro, quindi potete usare i comandi vocali. Mi piace tantissimo questa cosa, non vedo l'ora di utilizzarla. Vediamo un po' com'è ovviamente. Adesso faremo un piccolissimo unboxing e vi faccio vedere com'è il prodotto, quindi io li ringrazio tantissimo e soprattutto se mi rilasciano anche qui dei codici sconto, ve li lascio scritti qui sotto e giù in info box ovviamente, link e codici sconto. Questi robottini sono veramente veramente super utili, perché che cosa fanno? Vi aiutano nelle vostre faccende domestiche, quindi state magari pulendo, che ne so, la cucina, state pulendo il bagno, ma nel frattempo per farvi aiutare un pochino di più attivate il robottino e magari lo fate già passare in giro per casa. A noi è veramente super comodo e super utile quando abbiamo appunto tante cose da fare. Questo è un grandissimo aiuto, quindi tutti i giorni farlo passare magari per tutte le stanze, appunto per togliere il grosso, insomma, quindi aiutarci nelle nostre faccende domestiche. A me questi robottini mi piacciono veramente veramente tantissimo e funzionano super super bene, quindi adesso lo vediamo insieme, facciamo un piccolo unboxing e vediamo appunto com'è questo robottino. Io ovviamente ringrazio l'azienda e se dovesse appunto, come vi ho detto prima, lasciarmi dei codici sconto, io vi lascio scritto tutto qua e anche giù in info box, quindi andate a curiosare. Ok ragazze, unboxing di questo fantastico robottino che adesso vediamo ovviamente insieme. Come vi ho già detto, questo è un robottino, allora questo è Vacdolphia V40P, insomma, e la particolarità di questo robottino è che ha anche i comandi vocali, quindi vabbè, voi al solito scaricate l'applicazione, questa applicazione qua, per poterlo fare partire, insomma, e si va a ricaricare automaticamente, potete andare a collegarlo con Alexa, quindi anche questa è una cosa fighissima. Potete controllare il robottino con l'applicazione ovviamente e potete controllarlo anche vocalmente, quindi con i comandi vocali, cosa che questa cosa qua mi piace veramente tantissimo, perché si può parlare con il nostro robottino. Questo lo chiamerò Macchia molto probabilmente, ho già Briciola che aspira per tutta casa, questo invece sarà il nostro Macchia. Allora lo apriamo e vediamo com'è. Libretto di istruzioni, il manuale d'uso, eccolo qua. Troviamo questo rotolino di una striscia praticamente, questa la potete andare a mettere per non far andare oltre il robottino, quindi magari voi andate a delineare una parte di casa dove non volete che il robottino passi, insomma, e appunto lui si fermerà non appena vedrà la vostra strisciolina. Cavo di ricarica, la nostra base di ricarica, quindi questa qua sarà la casetta del nostro Macchia, insomma, dove andrà poi ad appoggiarsi, quindi questa è la sua base di ricarica. Delle spazzole, queste qui bisogna attaccarle al di sotto della nostra del nostro robottino. Cosa figa, allora qui abbiamo anche una spazzolina per pulire con relativo taglierino, insomma. E come ultima cosa abbiamo come accessori il telecomando, cosa che le altre, gli altri robottini non hanno, quindi questo è fantastico perché ha il telecomando, quindi lo possiamo andare a comandare. Eccolo qua, tutto nero, insomma, molto 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 carino, guardate che bel design che ha, veramente stupendo, stupendo, mi piace un sacco. Ovviamente al di sotto ha la spazzola, le rotelline, le ruote, quindi per andare poi a infilarsi nella sua casetta, e qui invece bisogna andare ad applicare le spazzoline. Ovviamente se ne devono applicare due, quindi abbiamo due spazzoline di ricambio, una e quella grigia dall'altra parte, eccola, fatte così,
queste sono da andare a rimuovere. Eccola, qui ha il tastino di accensione e per andare per tornare a casa, quindi ha i due tastini. Se noi lo accendiamo, intanto vediamo se è attivo. Ok. Non credo parta, però. Quindi bisogna comunque ricaricarlo, ovviamente. Ora gira intorno perché vi faccio solo vedere che funziona, insomma. Quindi non vedo l'ora di utilizzarlo e di poterlo comandare vocalmente, cosa che tanti robottini, ecco, che tanti robottini non fanno, comandati vocalmente. Quindi questa qui sicuramente sarà un ottimo alleato per aiutarmi durante le pulizie domestiche. Inizia a fare caldo. Molto bene, allora iniziamo con le cose adesso che ho preso su Amazon, appunto, durante il Prime Day. Allora, la prima cosa che ho preso è una confezione di Swiffer Duster. Sì, perché comunque non si acquista solamente elettronica, eccetera, ma si acquistano anche prodotti del genere. Ho trovato veramente una super offerta, l'ho pagata, mi pare, 11 euro e ce ne sono all'interno, ve lo dico, mi sembra che ce ne siano all'interno. Allora, vabbè, ovviamente la scatola è divisa così, ognuna ha le sue. Allora, sono 5x5, 25, quindi sono 5 scatole e sono 25 pezzi, quindi 25 pezzi di Swiffer, appunto, degli spolverini, delle ricariche a 11 euro e qualcosa. Direi che abbiamo trovato veramente una promozione eccellente, quindi li ho voluti prendere anche perché ero rimasta senza. E trovo che i piumini dello Swiffer, quindi quelli originali, siano molto 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 meglio rispetto a quelli che magari si trovano in altri negozi, anche da risparmio casa. Trovo che quelli di Swiffer ovviamente siano ed eseguano il loro lavoro egregiamente, insomma. Se sentite casino, la finestra aperta, stanno facendo dei lavori, non ho capito dove, stanno martellando, vabbè, facciamocelo andare, insomma, anche perché io tra un po' devo anche andare a lavorare, non avevo modo di registrare in altro modo, quindi per forza di cose adesso. Allora, poi, allora ho preso due confezioni di caffè. Allora, questo qui non è il caffè della Nespresso, però sono quelle capsule compatibili con la Nespresso che ho sempre acquistato. Oltre che il caffè della Nespresso che acquisto abitualmente, ogni tanto quando troviamo le promozioni su Amazon lo acquistiamo anche su Amazon, anche perché questo qua mi piace in modo particolare. Questo qui è del brand Yespresso, eccolo, questo qua. E praticamente le cialde sono il cremoso. Allora, capsule compatibili con la Nespresso e sono 10 all'interno di ogni scatola. E mi pare che ce ne siano, aspettate che ve lo dico, mi pare che ce ne siano 10, ne abbiamo presi 200, quindi 200 capsule. Anche queste le abbiamo pagate molto poco, però se vi devo consigliare un caffè buono, oltre quelli della Nespresso ovviamente che a me piacciono praticamente tutti, ma il mio preferito rimane il Roma, l'Arpeggio mi piaceva all'inizio, poi il Roma è assolutamente in assoluto il mio preferito, però poi abbiamo provato anche questi e questi, devo dirvi la verità, sono veramente molto buoni. Quindi vabbè, ho voluto prendere anche il caffè perché era appunto in offerta. Poi abbiamo preso anche una ciabattina, appunto, per collegare diverse prese, perché me ne serviva una, le altre le ho tutte infrattate intorno in giro per casa, me ne serviva una da utilizzare qua in camera da letto quando attacco il ventilatore, se ho bisogno di attaccare appunto il ventilatore insieme alla luce, al ring light, o se devo caricare le batterie appunto della digitale, ho bisogno di una multipresa. Quindi comunque ho preso anche una ciabattina pagata intorno ai 7 euro, 8 euro, insomma. Poi abbiamo preso questo e quindi ce l'ho collegata qui per terra, insomma. Poi abbiamo preso del brand Zupi, questo qua,
abbiamo preso questo cavo con appunto i è un adattatore appunto per il PC, quindi all'interno di questo adattatore si possono attaccare, quindi una multipresa, possiamo attaccare delle chiavette USB, aspettate, potete attaccare delle chiavette USB, eccole lì, oppure altre prese e magari anche la schedina SD, insomma. L'abbiamo preso perché ne avevamo uno, ma non è che funzioni molto molto bene, insomma. Però l'abbiamo voluto prendere perché il mio computer, quello fisso, ha sul davanti una chiavetta USB, le altre sono tutte occupate, però se ho bisogno di collegare più apparecchi e più dispositivi, avevo bisogno appunto di un adattatore nuovo e quindi lo abbiamo preso. Anche questo ho pagato relativamente poco, sui 7 euro 8 euro, molto molto carino. Quindi avete allora una porta USB, 2-3 porte USB, una micro SD, una SD normale, direi basta, quindi direi che è fantastico. Questo ha, fatemi sapere, fatemi vedere, 2 anni di garanzia, quindi non dovesse funzionare comunque lo rendiamo appunto ad Amazon. Comunque direi che funziona e fa assolutamente il suo lavoro. Allora, altro pacco che mi è arrivato, abbiamo preso le Dash Pods. Allora, abbiamo preso le Dash Pod appunto per la lavatrice. Sì, aspettate, Allora, abbiamo preso 2 sacchettoni di Dash Pods, queste qui, le All in One. Allora, queste hanno un profumo buonissimo, si chiama Bouquet di Primavera, io le adoro. A mia mamma abbiamo preso quelle classiche, quindi quelle blu mi sembra, le nostre sono queste qua lilla. A mia mamma sono quelle blu e verdi. Sono 70 e 70, quindi sono 140 pods per la lavatrice. Le abbiamo pagate anche queste, mi pare, poco. Ne avremmo pagate intorno ai 22 euro, mi sembra. Mi sembra di sì, però sono 70 a sacchetto, quindi 140 pods. Le abbiamo trovate veramente in super super promozione anche queste, e anche quelle di mia mamma direi di sì, perché le ho fatto un ordine anche a lei, ovviamente anche degli Swiffer, perché per quel prezzo che avevano sinceramente erano assolutamente da acquistare. Poi ho preso un'altra Fire Stick di Amazon, questa qua. Allora, in realtà io la Smart TV in sala ce l'ho, solamente che la Smart TV non mi fa vedere Viki è l'applicazione dove io guardo i drama coreani, giapponesi, cinesi, eccetera. Quindi la TV non me la fa vedere e di conseguenza io ho attaccato una chiavetta anche in sala. Però siccome ho 3 TV in tutto l'appartamento, ne ho una in sala, una in cucina e una in camera da letto, ad esempio quando Razzo è stato male durante appunto quando era positivo, insomma, lui era in camera da letto, gli ho staccato la chiavetta che avevo in cucina e l'ho messa appunto nella TV che ho qua in camera da letto. Posso far così, nel senso, visto che non è che saremo sempre uno di qua e uno di là, ecco. Però nel momento in cui magari sono sulla TV, sono sul letto, vogliamo vedere qualcosa anziché metterci sul divano, eccetera, ho voluto prendere la chiavetta di nuovo, e questa ha il telecomando quello nuovo, mentre io ho ancora degli altri 2, quello vecchio, insomma. Questo ha i tastini anche per Netflix, Disney Plus, Prime Video e Amazon Music, quindi vabbè, l'ho voluta prendere proprio perché se no ce li avevo, insomma, visto che comunque la TV della sala è una smart, però appunto non mi fa vedere i come si chiama? Viki, ma in realtà è non si chiama proprio così, vabbè. Comunque io e mia sorella abbiamo fatto l'abbonamento e quindi su quella non me lo fa vedere, quindi di conseguenza devo per forza attaccare la chiavetta. Quindi vabbè, ho voluto prendere questa pagata mi sembra 18 euro, sì, super giù di lì. Aveva un prezzo molto più elevato, e soprattutto quando non c'è il Prime Day o comunque quando non ci sono le promozioni viene molto di più, quindi comunque ne ho voluta prendere un'altra proprio perché era in promo. Ho preso poi, ok, altro pacco.
pacco, questo ancora non l'ho aperto in realtà, perché volevo fare un unboxing con voi, ma in realtà c'è poco da fare un unboxing. Ho preso un distruggi documenti. Perché l'Ali ha preso un distruggi documenti? Perché tutte le volte, se io ho delle cartacce, dei documenti vecchi con nome, cognome, eccetera, oppure le etichette che arrivano di Amazon con nome, cognome e qualsiasi cosa, anziché cancellare con il pennarello o con la penna, preferisco avere il distruggi documenti. Quindi distruggo tutti i documenti lì dentro, poi metto tutto nella carta e porto appunto nella spazzatura della carta, appunto, e nel bidone della carta. Quindi ho voluto prendere questo distruggi documenti. Io vi lascio comunque di tutte queste cose qua, se c'è qualche promozione io comunque ve la lascio qui sotto, io vi lascio qui sotto in info box tutte le cose che ho preso, quindi i link relativi ai prodotti Amazon che ho preso, quindi andate a fare un giretto nell'info box perché trovate tutte quante le cosine, insomma. Allora, la distruggi documenti è fatta così. Allora, io ne avevo già un'altra, solamente che non mi ha più funzionato, quindi è come se si fosse bruciata. Io quella l'avevo presa, mi pare, da Lidl, ed era solo praticamente la parte di sopra, quindi soltanto il macchinario che io dovevo appoggiare a un cestino. Addirittura avevo questo cestinetto vecchissimo, quindi lo appoggiavo lì sopra, ma sinceramente non mi piaceva, era antiestetico, anche se è sotto la scrivania, comunque non mi piaceva, e il caso ha voluto che si rompesse, quindi l'ho dovuto per forza comprare nuovo. Quindi quello l'ho portato all'Isola Ecologica e durante il Prime Day ho detto vabbè, sai che c'è, che lo compro. Pagata mi pare 30 euro 29 euro, una roba del genere. Sì, mi sembra di sì. Questa è bella perché ha il suo contenitore in plastica, ovviamente ti dice quanti fogli potete mettere all'interno per non farla rovinare. Potete anche inserire i CD, quindi se volete rompere qualche CD, qualche DVD dove ci sono magari dei contenuti vostri, eccetera, o lo spaccate così il DVD o il CD, oppure potete andarlo a distruggere direttamente qui dentro. Quindi fantastico, questo manco l'avevo visto, me ne sono accorta adesso, brava, quando la Ale compra le cose e non legge, questo è il risultato. Comunque niente, questa qua mi piace tantissimo, mia sorella ce l'aveva uguale e anche i miei, quindi l'aveva comprata mi pare a mio papà, che anche lui aveva tantissimi documenti da distruggere, la voleva e quindi gliel'avevamo presa. Ed è uguale, quindi è sempre di Amazon Basic. Quindi questa qua non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla per distruggere tutti i documenti. Per me, passiamo alle cose per me super super interessanti. Allora, ho preso 3 tinte labbra. Allora, queste qui sono le famosissime e utilizzatissime, insomma, tinte labbra, le Super Stay Vinyl Ink di Maybelline. Eccole qua. Ho preso 3 tonalità, una di queste l'ho già aperta e già utilizzata perché l'ho utilizzata appunto per il matrimonio che avevo domenica, e appunto ho preso 3 tinte. Allora, la durata di queste tinte è fabulous praticamente, perché io ho messo la tinta al pomeriggio, che erano le 2:30, 3, ok? Io vi sto parlando di domenica del matrimonio, quindi ho contornato comunque il contorno labbra con una matita di RVB Lab waterproof, quindi comunque avevo già una base di partenza dove non andava a sbavare nulla la matita. Ho applicato queste verso le 3, insomma. Sono stata al matrimonio, sono arrivata a casa che erano le mezzanotte e mezza, 1:45, insomma, di notte, e la tinta era ancora su. Ora, in alcune parti era un pochino andata via, però comunque il suo egregio lavoro l'ha fatto durante tutto il giorno. Tra l'altro facevo un caldo fotonico, che non ve lo sto nemmeno a dire, un caldo suino, e quindi devo dire che ha tenuto comunque. Avevo anche messo un po' di fondo, un filo di fondotinta, quindi vabbè, quello era il fondotinta che avevo, quello di Shein, che avevo preso di She Glam, che ho preso sul sito di Shein. Quindi vi dico, il risultato di tutto il trucco, strano ma vero, mi è durato tutto il giorno nonostante faceva questo caldo assurdo. Quindi ho preso queste 3 tinte qua, quindi vi posso dire, garantire la tenuta di queste tinte, sono veramente fantastiche. E ho preso la numero 20, la 40 e la 50. Allora, la 20 è Koi, la 40 si chiama Witty e la 50 si chiama Wicked, ok? E sono queste qua, che adesso ve le swatcho un attimino per farvi vedere com'è, come sono. Allora, vi swatcho prima questa qua, poi
mi fanno ridere che mettono questi adesivi che poi rimangono tutti appiccicati. Se avete un modo da consigliarmi per togliermi la colla che rimane qua appiccicosa, mi fate un favore, grazie, se avete qualche metodo. Allora, questa qui, facciamo un po' di suocini. Allora, questa è la numero 20. Bellissime. Tra l'altro queste tinte non rimangono opache, ma rimangono semilucide così, ma vi posso garantire che bevendo eccetera, quando si asciuga rimane lucidina ed è bellissima. Quindi io, lo sapete che non adoro per niente i lucidalabbra o le tinte quelle che non diventano matte. Queste per l'estate mi piacciono tantissimo perché rimangono lucidine ed è una cosa che mi piace veramente, cioè in una maniera pazzesca. Allora, quella era la 020, questa sono già due colorazioni differenti, vedete? Questa è la 40, ok. Intanto la differenza, una da più sul rosa, vedete, l'altra da più sul quelli che piacciono a me, i malva, eccetera. E poi ho preso la numero 50, in realtà avrei voluto prenderne altre, ma non l'ho presa alla fine. Tra l'altro pagate pochissimo, io ero andata a vederle da Acqua e Sapone, da Acqua e Sapone le mettevano a 13 euro, 14 euro, le ho pagate mi pare 7 euro, 6,99 euro, 8,99 euro, una roba del genere, nel frattempo anche sputacchiato ovunque, brava. Allora, questa qui è quella che adoro in assoluto di più perché è un rosso ciliegia meraviglioso, guardate la bellezza, cioè tra l'altro vinili così, cioè che rimangono lucide, sono estremamente estremamente belle, guardate che bei colori, io le adoro tantissimo. Quindi devo dire la verità, ho fatto un ottimo acquisto, siccome erano in promozione le ho prese e ne sono stata veramente molto contenta. Ultima cosa che ho preso, ma non per importanza, perché secondo me questa è la cosa più figa che ho preso, insomma, perché non ne ho, brava Ale, complimenti. Allora, ho preso un braccialetto. Allora, ero andata in giro qua per vedere di trovare un braccialetto di quelli rigidi in acciaio con le lettere, quindi con il nome. Ero andata in un negozio dove ho visto che ce l'aveva in vetrina, il mio nome l'aveva terminato. Vabbè, è arrivato con la bustina. L'avevano terminato e quindi non l'ho trovato. Appena l'ho visto su Amazon ho detto aspetta un attimo, lo compro qua. Tra l'altro stupendo. Allora, è arrivato anche in un'altra bustina e ho preso questo bracciale qui. Vedete, con la scritta Alessandra, il braccialetto si apre in questo modo. Davanti a tutto il nome con i brillantini, fatto così. Quello lì, mentre sul retro le lettere sono semplici, quindi sono lucide ma non con i brillantini, e quindi questo è il bracciale che ho preso. Ecco, adesso vi faccio vedere meglio, eccolo lì, è fighissimo, messo insieme o da solo, messo insieme ad altri braccialetti, mi piace tantissimo. Ho aspettato a mettermelo, vi giuro, non l'ho ancora messo e finalmente posso indossarlo, perché comunque non mi piaceva indossare le cose poi farvele vedere, insomma. Comunque io adoro questo braccialetto, appena l'ho trovato su Amazon. Allora, questo qua l'ho pagato 20 euro mi sembra, però vi devo dire la verità, se non diventa nero, in realtà c'è scritto in acciaio, non dovrebbe diventare scuro, quindi speriamo di no. E quindi basta, niente, non vedo l'ora di metterlo, quindi lo terrò già su, così oggi lo utilizzo, insomma. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia almeno tenuto compagnia e vi abbia intrattenuto un pochettino, insomma. Spoilerino, spoileruccio, direi che ci vediamo venerdì con un nuovo try on haul. Io non vi ho detto niente, lo staranno guardando un sacco di persone in questo video, ma non importa, insomma. Però spoilerino, almeno lo sapete che venerdì uscirà un super video. Ho già registrato i try on haul, devo registrare però il video normalmente, ma ho già registrato i prodotti indossati, quindi anche perché l'ho registrato stamattina che faceva un po' più di fresco, perché il pensiero di dovermi cambiare ogni secondo per provare un vestito, una cosa diversa, mi faceva male al cuore, insomma.
Quindi niente ragazze, noi ci vediamo venerdì con un nuovo video, mi raccomando. Qui sotto andate ad aprire l'info box perché trovate tutte quante le informazioni. Noi ci vediamo venerdì con un try on haul. Vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!